Siamo al CIO Sorrento con il dottor Alberto Golinelli, direttore del CRS, Centro Ricerca e Studi Amplifon. Lo stand Amplifon al centro di questa sala dell'area espositiva ha presentato un'esperienza sensoriale, la possiamo chiamare, che va sotto il nome di Amplifon 360. Di cosa si tratta? Allora, Amplifon 360 è il nuovo protocollo che lanciamo qui a CIO di fronte alla comunità medica degli otorini ed è il nuovo protocollo di processo clinico che viene adottato in tutti i nostri negozi. È il risultato di un assemblaggio di competenze diverse, in parte già presenti, già utilizzate nel mondo clinico, in parte direttamente derivanti da lavori clinici di ricerca che sono stati fatti da Amplifon stesso. Il percorso clinico è difficile da presentare, da illustrare anche alla comunità medica, per cui abbiamo cercato di immaginarci che cosa potessimo fare per avvicinare tutti quelli interessati in questo convegno ad approfondire il tema. E quindi abbiamo pensato di fare un video in realtà virtuale che permettesse ai medici di capire il percorso e quindi tutto quello che viene fatto all'interno di un negozio prima di arrivare all'eventuale proposta di una protesizzazione acustica e poi della famosa prova di un mese che caratterizza la nostra azienda da diversi anni. Nell'ambito di questo, una delle cose che è importante penso sottolineare è che il nostro processo parte dalla ricerca delle sensazioni ed esigenze del nostro cliente, cercando di identificare quindi quello che il nostro cliente soggettivamente pensa sia la sua sordità, misurandola poi dopo con delle prove tecniche tramite delle strumentazioni e arrivando a questo punto a confrontare fra quello che è soggettivo e quello che è l'oggettivo tramite un diagramma di coerenza. Dopodiché bisogna capire nella nostra attività che cosa il paziente vuole ottenere dall'eventuale rimediazione della sua sordità. Tutto questo è un processo lungo che viene fatto nei nostri negozi, ha comportato degli investimenti estremamente importanti ed elevati dell'azienda in termini sia di materiale, strumentazione la più aggiornata possibile, sia in termini di formazione. Abbiamo fatto più di 60.000 ore di formazione al nostro personale, quindi speriamo di ottenere il consenso della classe medica. Un concetto interessante, proprio perché espresso qui al CIO, è che il medico torna al centro di questo processo. Il video propone proprio un passaggio dove il medico ovviamente si occupa della prescrizione come sempre stato, il paziente si reca presso il centro audioprotesico e poi l'audioprotesista consegna al paziente una cartella, una sorta di cartella clinica, si può forse già definire, da riportare al medico come feedback. Quindi questo è un concetto effettivamente nuovo. Sì, assolutamente. Quello che ci è stato richiesto sia dalla classe medica dove abbiamo fatto, che abbiamo consultato su questi temi, sia dai nostri stessi audioprotesisti, è di interagire mettendo la persona al centro dell'attività di entrambi. Quindi il nostro obiettivo non è strumentale, è realmente cerchiamo di dare assieme classe medica e audioprotesista quella che è la soluzione migliore. Ora chiaramente questo nel rispetto della professionalità di entrambe le figure sanitarie, è ovvio. Per questo motivo abbiamo realizzato quello che lei ha definito cartella clinica in maniera molto molto positiva, diciamo un fascicolo che per via cartacea o per via elettronica renderemo disponibili ai medici che saranno interessati, ovviamente con tutte le richieste di consenso, di privacy e quant'altro necessario, proprio perché così il medico che anche involontariamente ha un suo paziente che è stato trattato nei nostri negozi possa rendersi conto di che cosa è stato fatto. Prima parlavamo di quello che è l'analisi delle esigenze soggettive e di quelle oggettive, benissimo, è un dato che sicuramente a un clinico interessa.
così come per esempio che soluzione protesica è poi stata suggerita o adottata, e quelle che sono le performance poi della persona, sottolineo sempre persona perché per noi è estremamente importante, una volta che è stata dotata di questi apparecchi, anche solo nel trial mensile che noi diamo a disposizione. Un'ultima battuta per il suo ruolo di direttore del Centro Ricerche e Studi. I medici saranno coinvolti ulteriormente anche dal punto di vista della formazione per un processo che ancora adesso non è stato sperimentato? Sì, noi condivideremo ovviamente, e abbiamo già anche in parte condiviso nelle nostre attività, quella che è lo studio clinico dietro a questo processo. Quello che vogliamo è anche che i nostri corrispondenti medici, chi non lavora con noi ma lavora assieme a noi sulla stessa persona, possa entrare nei nostri negozi e capire che cosa viene fatto. Più dell'esperienza diretta, sappiamo tutti che non c'è sistema di formazione, quindi abbiamo un programma molto intensivo per i prossimi 6 mesi in Italia che prevede proprio questa condivisione. Grazie ad Alberto Colinelli, buon lavoro. Grazie.